Ecco, ci vuole dire, generale, da quando è passata la risoluzione al Consiglio di Sicurezza sulla istituzione di questi dei caschi blu della cultura, i carabinieri che ruolo hanno e hanno avuto fino adesso? Noi facciamo formazione in tutto il mondo, ai paesi che ce lo chiedono, in materia di tutela del patrimonio culturale, perché abbiamo la storia più antica e consistente con i nostri 50 anni di vita come Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e anche come expertise e come strumenti investigativi. La nostra banca dati, che è lo strumento più importante, contiene 1.300.000 file di opere rubate al mondo intero, e spesso le nostre indagini ci portano a restituire non beni all'Italia ma beni ad altri paesi, perché ci imbattiamo in oggetti che sono stati trafugati non solo dal nostro territorio ma anche da quello di altri paesi. E le difficoltà principali in fare questo lavoro importantissimo quali sono? Le difficoltà sono collegate all'esistenza di norme diverse nei vari paesi, per cui non necessariamente ciò che è reato in Italia lo è anche in un altro paese. E in questo senso è importante anche armonizzare i sistemi giudiziari e le prassi investigative. Di questi pezzi che ci sono qui in questa bellissima mostra, qual è stato il pezzo più difficile da recuperare? Sono complessità diverse. Qui la maggior parte, li abbiamo portati apposta, sono reperti archeologici. Sono i più difficili perché quando scompare un quadro come il compianto di Adamo ed Eva o più avanti c'è Leda e il cigno di Lelio Orsi, immediatamente il furto viene percepito. Ma quando di notte i tombaroli scavano nelle nostre aree archeologiche e scoprono dei beni che nessun altro conosce, l'indagine rincorre questa scoperta che avviene a opera dei tombaroli. Quindi a quel punto scatta un'indagine che va a ritroso rispetto all'arrivo di questi beni, magari in un'asta, in una casa d'aste o in un museo, una galleria, e dobbiamo ricostruire tutti i passaggi del viaggio che ha percorso e dimostrare la provenienza invece da un sito archeologico italiano. Ed è un'indagine anche storica, archeologica, culturale. Abbiamo ascoltato il suo discorso, anche quello del segretario generale Guterres, presidente dell'Assemblea Generale pure, e dell'ambasciatrice Zappia. È un momento questo particolare, perché ci sono state queste dichiarazioni del presidente Trump riguardo all'eritage culturale dell'Iran, un po' rientrate si dice negli ultimi tempi. Ecco, però lei, da persona, dal suo discorso abbiamo visto, ci ha parlato di Venus, ci ha parlato del bello, della bellezza. Ecco, lei da uomo di cultura, non solo da generale dei carabinieri, che cosa pensa che la cultura può fare in questo momento, gli uomini di cultura come lei, le donne di cultura, per calmare gli animi e conservare la pace? Nella cultura c'è anche il dialogo e la possibilità di comunicare. Si dice che il nemico sia quello di cui non conosciamo la storia. E certamente recuperare dei tesori, la nostra identità, il nostro retaggio, il nostro patrimonio. Il patrimonio è proprio il dono dei padri, patris munus, il dono del padre, vuol dire questo. Ci riporta alla nostra anima profonda, e l'anima profonda degli esseri umani è la pace, l'armonia, il dialogo. Mostra bellissima che comincia l'anno, un anno importante, il 2020, che è l'anno anche delle celebrazioni del 75esimo anniversario delle Nazioni Unite e anche il 50esimo del Corpo dei Carabinieri, del Comando dei Carabinieri che si occupa della protezione del patrimonio culturale. Dietro ognuno di questi pezzi c'è un'identità che è di un paese, di una regione, e nel caso del nostro paese è un'identità che è il frutto di veramente una, si dice, cross fertilization, di una costante dialogo alla fine tra culture. Lei quando vede una mostra del genere, vede la reazione sugli avvenimenti di oggi e che rende tutti preoccupati, ecco. E come ha detto il generale, che poi alla fine la cultura è uno strumento di pace che veramente funziona e può funzionare, è il grimaldello per trovare la pace. È senz'altro uno strumento potentissimo di dialogo.
e la pace si fa attraverso il dialogo, non c'è un altro modo per giungere alla soluzione di un conflitto se non sedersi e parlare, scambiare, cercare di capire il punto di vista dell'altro e alla fine trovare una soluzione. L'Italia all'ONU e nel mondo è la superpotenza della cultura. Non c'è dubbio, noi siamo veramente la superpotenza culturale, credo che anche questa mostra di oggi lo dimostri. E il fatto della potenza è semplicemente il fatto della storia che abbiamo dietro di noi, che però non è solo un qualcosa che si rivolge al passato. Il nostro passato è ricchissimo, ma nutre anche il nostro futuro. E io di questo sono super convinta. La capacità innovativa che c'era dietro l'arte dei nostri grandi maestri c'è tuttora in Italia, c'è nell'arte, c'è nel design, c'è nell'industria, c'è nell'innovazione tecnologica, c'è in mille cose ogni giorno.